La nascita di un nuovo spettacolo è sempre qualcosa che mi stupisce, come se veramente vedessi nascere una creatura. E questa è assolutamente, che creatura, questa è addirittura un corpo che incomincia da 12 anni e finisce la sua storia a 83 anni. Bene, verga, pisello, membro, cazzo, Calvados! È la storia di un io narrante che quasi dall'aldilà, no? Post mortem, recapita un regalo alla propria figlia, i diari che lui ha scritto da quando aveva 8 anni fino al momento della sua dipartita, ahimè. Mia cara Alison, forse questo momento della mia vita era proprio lo spettacolo giusto che potessi fare, quindi che piacere essere di nuovo 12enni, 14enni, 16enni, che piacere riscoprire il primo colpo di fulmine, anche quello, tornare in quei luoghi è un piacere. Lei dice soltanto, sono Christine. E adesso questa creatura è nata e questo corpo che ha, non so dire quanti anni ha, perché ne ha 12, ne ha 26, ne ha 64 e arriva fino alla fine, a 83 anni. E quindi sporgersi sull'abisso della fine o tornare all'inizio è una meraviglia, è un'avventura straordinaria. La mattina dopo, solo in giardino, sono rapito dal canto di un uccello. E questo è un viaggio. È un viaggio epico, è un rito di iniziazione, è un percorso di crescita, ascesa e rovina, non di Mahagoni in questo caso, ma del corpo del protagonista. Marie era in camicia da notte di organza bianca, che le lasciava una spallina nuda. Che piacere poter tornare indietro e andare avanti e giocare con i propri anni della propria vita e giocare con le mie esperienze, perché questo forse Pennac non lo sa, ma ha scritto anche parte della mia storia. Questa è la mia vita anche. Ero io. Questo è il corpo, ma nel corpo c'è molta anima, Avec le temps. Avec le temps va. Tout s'en va. Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul, peut-être, mais peinard. Et l'on se sent